miscele visto contro il Vulturio Nero, ha indossato i costumi di Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Bello, vivace e creativo nel primo tempo, placido e rilassato nella ripresa, concedendo campo agli avversari messi in luce solo nel finale. Confermati gli 11 che hanno annichilito il Nardò e gara subito in discesa già dai primi istanti. Al secondo Lattanzio ha vinto un rimpallo, ma, superato Landi in uscita, è stato raggiunto in velocità da un difensore. 4 minuti dopo, pennellata dalla destra di Agodirin, incornata di Montaldi, finita alta. Ancora Montaldi subito dopo, con un'acrobazia su cross di Delvino, il cuoio è terminato fuori. Il Biceglie ha continuato a schiacciare i rioneresi nella propria metà campo e dopo il tiro di Petitti al 26esimo, deviato in corner da De Rosa, è pervenuto al gol. 35esimo, 1-2 Montaldi pistola, filtrante in aria dell'argentino e colpo vincente di Lattanzio che ha bruciato Landi sul primo palo. 3 giri di lancette più tardi e il Biceglie ha raddoppiato con Montaldi, il quale ha approfittato dell'incertezza di Montenegro, trafiggendo con un destro a giro il baluardo ospite. Prima del recupero, la truppa di Nicola Ragno ha sfiorato il tris con una girata di Daiello su preziosa torre del centrale Petta. La ripresa è stata di ordinaria amministrazione per i padroni di casa, che non hanno creato grattacapi particolari ai lucani. Anche con la girandola di cambi, Partipilo per Lattanzio e Montinaro per Agodirin, i nerazzurri hanno controllato il gioco con fraseggi e lanci lunghi non andati a buon fine. Si è invece vista la timida reazione del Vulturio Nero con la punizione di De Rosa fuori di pochissimo al minuto 80. All'85esimo il Vulturio Nero ha accorciato le distanze. Tandara viene atterrato in piena area da pistola e dal dischetto il ritrovato Luciano Rabbeni non ha perdonato testa. Il finale è pieno di sofferenza per i bicegliesi, che non hanno neppure chiuso i giochi dopo il rosso combinato a Di Costanzo per somma da munizioni a 3 primi dal 90esimo. Conclusi 6 minuti di recupero, i tifosi nerazzurri hanno festeggiato una vittoria sofferta ma meritata per un quarto posto che farà ben respirare.